Non è soltanto un cane da difesa, è il cane da difesa. Ma se si pensa a un amico che incuta rispetto con la sua sola presenza, che non permette a nessuno di derubarci o di farci del male, ma che sappia essere anche calmo, posato ed affidabile, la prima immagine che balza alla mente è quella del molossoide. E c'è un unico cane che riesce a coniugare l'autorità e la possenza del molosso antico con l'agilità e la velocità necessarie a svolgere un vero lavoro di difesa. C'è un unico cane che soltanto guardandolo ti fa pensare: sì, adesso sono al sicuro. Belva, killer, cane pericoloso. Sul Rottweiler ultimamente si sono sprecate le accuse più infamanti. Che cosa c'è di vero? Assolutamente nulla, almeno per quanto riguarda le accuse dirette a tutta la razza. I cani killer non esistono. Semmai esistono i padroni delinquenti o scriteriati. L'unica differenza sta nel fatto che un Rottweiler mordace può fare danni più seri di un barboncino. Ma non si può certo fare una colpa al cane se è grande e muscoloso. È il padrone, semmai, che deve capire le responsabilità che derivano da un cane grande e muscoloso, e anche aggressivo, come puntualizzeranno subito i suoi detrattori. Ma chiariamo subito un punto fondamentale. L'aggressività non è un difetto. È una normale componente del carattere presente in tutte le specie animali, uomo compreso. Nei cani da difesa, in particolare, è una dote che va gestita oculatamente, ma che non va certamente repressa. Un cane da difesa deve possedere aggressività e combattività, come abbiamo visto, e deve avere anche una buona tempra, ovvero la capacità di sopportare il dolore. Il cane deve avere anche un buon impulso alla difesa, ovvero, in parole povere, deve aver voglia di difendere il suo padrone. E ce l'avrebbe se fosse davvero una belva che nell'uomo vede un nemico? No, di certo. Il cane difende solo due cose: ciò che ritiene di sua proprietà e ciò che ama. Ora, un Rottweiler può ritenere sua proprietà il territorio in cui vive, e questo infatti ne fa un ottimo cane da guardia, ma il padrone, per difenderlo, deve amarlo. Ecco perché è assurdo parlare di cani belve o killer. Il Rottweiler è un cane pieno d'amore che fin dalla più tenera età riversa a piene mani, o meglio a piene zampe, sul padrone e sulla famiglia. L'aspetto generale è quello di un cane medio-grande, robusto ma non tozzo, compatto e possente. Deve esprimere forza, agilità e resistenza. Il suo sguardo tranquillo denota bontà ed affetto. Il comportamento è sicuro, poco reattivo, intrepido, con reazioni di vigilanza molto alte a ciò che lo circonda. Un Rottweiler felice di lavorare non sembrerà neppure un cane pesante. Ma per ottenere questo risultato occorre un addestramento mirato, tutto basato sul gioco, proprio come quello che avviene sotto la guida di persone esperte nella razza. Questi cani non saranno solo in grado di difenderci, mostreranno anche la docilità necessaria ad obbedirci sia in condizioni normali che nello stato di massimo stress. Dolce, affettuoso, equilibrato, docile. Queste sono le vere definizioni che si addicono al Rottweiler, che prima di essere un cane da difesa, è un amico, un compagno di lavoro e soprattutto un essere dolcissimo che non può vivere senza le persone che ama. Certo, in caso di necessità saprà trasformarsi in un intrepido guardiano e in un difensore senza paura. Ma ricordiamo che il suo cuore è puro, proprio come quello dell'antico cavaliere che vorremmo rappresentasse per noi. Per questo, se vogliamo un amico così, non potremmo limitarci a comprarlo. Dovremmo anche imparare a meritarlo.